Un piacere riaverla con noi, finalmente in presenza, finalmente dal vivo. Gaia, bentornata. Grazie tesoro, finalmente in presenza, l'hai detto bene. Ci mancava un po' questa cosa del contatto fisico. Siamo tutti tamponati? Siamo tutti tamponati, quindi distanza di sicurezza, tamponi. Come vedete, vaccini. Però l'anno scorso abbiamo fatto un festival, ragazzi, una difficoltà, connessioni, sconnessioni, schermi. Però ricordo perfettamente che eri tra quelle che più avevano curato il look della postazione. Amore, sono un'esteta, quindi per forza ho dovuto creare il mio angolo di paradiso anche qui a Sanremo, e almeno per insomma far passare più velocemente quelle giornate davanti a uno schermo. Non perché fossero toste, perché io adoro parlare invece con le persone, sono estremamente logorroica, ma perché lo schermo mi raffredda il tutto, quindi essere finalmente di persona è un grande privilegio. Grazie per avermi invitata. Già veniamo dalla tua esibizione di ieri, com'è stato? Cioè proprio anche a livello pratico vorrei capire, barcollante, perché non se posso dire, facile. Sì, cioè in realtà abbiamo organizzato tutto un po' all'ultimo perché insomma non dovevo essere io l'ospite, dovevano essere i Comacose, che saluto, spero siano meglio, so che uno di loro ha il Covid. E quindi io ero a Barcellona da mia sorella, mi hanno chiamato e mi hanno detto ok, devi andare a Sanremo. Io ok, ho preso un volo, sono atterrata a Nizza, mi sono venuta a prendere, sono salita sulla nave, ho fatto subito il soundcheck. In tutto questo avevamo veramente una notte per organizzare il tutto, quindi vestiti, mi hanno vestito mia madre e mia zia, che saluto, le grandi sorelle Toledo che mi hanno salvato le ciapette ieri sera e me l'hanno anche coperto con un vestito bellissimo che ringrazio. E quindi sali sulla nave, fai tutto di fretta. In tutto questo teniamo conto che era anche barcollante, perché essendo una nave stiamo sul mare, io non sono super abituata a questo cambio anche di modalità, no? E quindi sono stata non troppo bene all'inizio, mi sono bevuta una cocchina, ho cantato e l'abbiamo portata a casa, grazie a tutti. Cioè io in realtà quando ti chiedevo, raccontalo in maniera cioè pratica, perché pensavo va, sarà stato uno sbattimento, prendi una barchetta per andare sulla nave grande. Invece è stato veramente un grande sbattimento. Tu non lo sapevi, ma hai anticipato una digressione di 3 minuti su quanto fosse stato complicato arrivare, ma tutte le cose complicate sono bellissime alla fine. Grande soddisfazione, quindi una sorta di sorpresa anche per i tuoi fan, perché non l'avevi anticipato, non lo sapevi. Esatto. E quindi hai ricevuto affetto, immagino. Molto. Una cosa che noto ogni volta è che Sanremo è veramente un po' una nostra tradizione eterna che portiamo nel cuore, è intrinseco anche in questo periodo dell'anno e in noi italiani, quindi ho ricevuto veramente tanti messaggi d'amore, molte persone l'hanno visto, mi hanno scritto, è stato molto bello. E devo dire che anche tornare cantando Cuore Amaro è stato un bel cerchio che si chiude. Magari non quella pressione del palco importante di l'anno scorso, se non altro. Chiaramente, ovvio che hai quell'emozione, perché è sempre il palco di Sanremo ed è sempre comunque, cioè, il palco fluttuante in questo caso di Sanremo. Però è stato estremamente, estremamente emozionante, ma meno ansiolitico, ecco. Allora, eri a Barcellona, quindi non so se hai seguito un po' di festival o se hai sentito un po' di canzoni, perché vorrei un tuo commento. Certo, le ho sentite, non ho sentito tutte le canzoni, però fino ad ora mi sono rimaste in testa, ne parlavamo anche prima. E con le mani e con i piedi. La rappresentante di lista. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Rappresentante di lista, bravissimi. Chimica, direttore di Tonella Piaga. Andate ad ascoltare anche quella. Mahmood e Blanco, unici, non si può dire nulla. E il mio amore più grande, Elisa. Va bene, adesso diciamo in ordine sparso una sorta di classifica di Gaia, dai. Sì. Senza... Queste sono le mie prefe. Anche perché non ti chiederai mai di farci una classifica, non perché lo farei, immagino. Mai, ma anche perché non saprei farla, perché mi piacciono tutte per motivi diversi. E in questo senso non riesco ad essere, cioè non mi piace quel tipo di competizione musicale dal mio punto di vista, anche se continuo a fare competizioni musicali, anche questo sarebbe da psicanalizzare, però finisco questo commento un po' da pazza scatenata e ti dico che sì, queste sono le mie prefe per adesso. Allora, molto velocemente, siccome ci sono chiaramente molti ragazzi che per la prima volta calcano quel palco, se hai un augurio da fare particolare proprio a chi è la prima volta, o un consiglio?
Allora, un augurio è che se la godano tantissimo, perché è un'esperienza stupenda, perché questo palco lo senti che racconta tanta storia, quindi di anche assorbire tutto quello che hanno lasciato gli artisti prima di noi. E cercate di non avere troppa ansia, perché state facendo quello che fate sempre, è semplicemente il palco più importante della nostra storia musicale, ma non pensateci. È fantastico! Non pensateci, perché oggettivamente più sei sereno e più riesci a comunicare quello che vuoi comunicare, quindi sapete quello che dovete fare, state spaccando tutto, vi mando un bacio grande. Io ti ringrazio per il tempo, siccome è finito quello che abbiamo a disposizione, proporrei, come se fossimo in un varietà, di chiudere facendo un po' di samba. Sarà fatto. Sei pronta? Insieme, pronta. Vai. Dun, io non lo so fare però, eh. Olè. Perfetto, grazie mille. Grazie, Gaia. Dopo questa me ne posso andare. Grazie mille. Grazie tesoro, grazie a tutti voi.